Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e in questo video continuo la serie delle famiglie, in cui vi parlo approfonditamente di una singola famiglia di insetti. Stavolta però tratterò un ordine di cui non ho mai parlato qui sul canale, quello degli efemerotteri o effimere. Però mi concentrerò su una singola famiglia molto molto particolare, quella dei prosopistomatidi. Buona visione! Le effimere sono un gruppo molto diffuso nelle nostre zone. Questi insetti volanti molto primitivi conducono una vita legata all'acqua. Infatti le larve vivono sempre sul fondo di corsi d'acqua come ruscelli, laghi o anche stagni e fiumi. Mentre gli adulti, almeno per il poco tempo in cui rimangono in vita, sono sempre legati a questi ambienti. Ho detto per il poco tempo in cui rimangono in vita perché gli stadi adulti di questi animali durano veramente pochissimo, anche solo poche ore. In questo caso il record appartiene a una specie che è Dolania americana, le cui femmine vivono soltanto per 5 minuti, giusto il tempo di accoppiarsi e deporre le uova. Le effimere sono insetti veramente molto antichi. Erano già presenti sulla Terra 300 milioni di anni fa e il loro aspetto in generale è cambiato poco col passare del tempo, anche se in passato ne esistevano forme veramente gigantesche. Ad esempio, la specie estinta Boioflebia procopi raggiungeva un'apertura alare di mezzo metro. Col tempo però si sono sviluppate anche forme piuttosto strane. Indovinate un po' di cosa vi parlo oggi? La storia dei prosopistomatidi è particolare e comincia nel 1763. La storia dei prosopistomatidi è molto particolare e comincia nel 1762, quando Geoffroy, o come minchia si pronuncia il suo nome, ha descritto la prima specie di questo genere, Prosopistoma pennigerum, come un crostaceo. E in realtà non c'è affatto da stupirsi, perché immaginatevi per un momento di non aver mai visto una larva di questo tipo e di trovarvi davanti una roba del genere. È praticamente un triops. Fu soltanto un secolo dopo che ci si rese conto che questi animali non sono altro che stranissime larve di effimere, con un capo e un torace molto sviluppati, tanto che sembravano quasi il carapace di alcuni crostacei. Le ninfe, cioè lo stadio larvale di questi animali, sono molto conosciute e continuano a spuntarne fuori di nuove un po' ovunque. Nonostante questo, però, gli adulti sono invece praticamente sconosciuti. Di tutte le quasi 50 specie di prosopistomatidi che appartengono all'unico genere Prosopistoma, soltanto di 3 è stato descritto lo stadio adulto. Questo è dovuto anche al fatto che questi insetti da adulti vivono veramente pochissimo. Nella specie Prosopistoma pennigerum soltanto mezz'ora. Le caratteristiche principali delle larve dei prosopistomatidi sono la forma del capo e del torace, che sono molto sviluppati e, se visti dall'alto, conferiscono all'insetto una forma rotondeggiante. Gli occhi sono posti dorsalmente sul capo e i primi 6 segmenti addominali sono molto corti e fusi assieme. Al contrario di quanto avviene nelle altre larve di effimere, le branchie non sono esterne al corpo, ma sono interne e vengono tenute in una camera apposita. Al termine dell'addome sono presenti anche altre 3 appendici, chiamate cerci, che sono provvisti di frange di setole, ma non sono sempre visibili, poiché questi insetti sono in grado di ritrarli all'interno del corpo. Gli adulti, perlomeno i pochi che sono conosciuti, sono simili a quelli di un'altra famiglia vicina, ovvero i betiscidi. Le femmine, e spesso anche i maschi, hanno zampe molto corte e quasi inutili. Soltanto le subimmagini maschili, ovvero lo stadio alato intermedio che fa da via di mezzo fra la larva e l'adulto vero e proprio, hanno delle zampe funzionanti, ma queste servono soltanto per compiere l'ultima muta. Questi insetti sono veramente piccoli. Pensate che la larva della specie più grande, ovvero Prosopistoma variegatum, arriva al massimo ai 6 mm, mentre in genere le larve sono lunghe sui 3 mm. Questo, in aggiunta al fatto che sono molto mimetiche, le rende molto difficili da trovare. Gli adulti invece hanno un'apertura alare che si aggira sul centimetro o poco più. L'origine dei prosopistomatidi risale a molto tempo fa, quando i continenti come li conosciamo oggi erano fusi in 2 blocchi principali, l'Eurasia a nord e Gondwana a sud. I prosopistomatidi sono originari proprio di questo secondo supercontinente, in particolar modo di quella che oggi è l'Africa. Ma siccome quando sono comparsi l'Africa e l'India erano ancora unite,
questi insetti hanno usato l'India un po' come barcone per raggiungere così l'Asia e l'Europa. Immigrato clandestino! Sono presenti anche in Australia e forse pure in Sud America, anche se non sono ancora state scoperte specie di prosopistomatidi in questo continente. Nonostante ciò, si crede che ci siano, dato che quando sono comparsi, Africa e Sud America erano ancora uniti. Questi insetti vivono fra i ciottoli e la ghiaia di fiumi e ruscelli con acqua pulita, pertanto sono in forte rarefazione a causa dell'attività dell'uomo, soprattutto la specie europea Prosopistoma pennigerum. Pensate che i primi esemplari scoperti di questa specie sono stati trovati nella Senna vicino a Parigi, che oggi non è esattamente il massimo della pulizia, ma d'altronde un po' come tutti i grandi fiumi di pianura europei. Oltre ai fiumi abitano anche in ruscelli e rigagnoli ad acqua corrente e a volte anche molto bassa, così come in pozze molto profonde ad acqua praticamente ferma. Comunque è soprattutto nelle foreste tropicali, in rigagnoli, ruscelli e torrenti, che si registra la maggior densità di specie e di nuove scoperte. Della biologia dei prosopistomatidi non si sa molto. Si sa che le larve vivono aggrappate sotto le rocce e i ciottoli in torrenti e ruscelli e diventano adulti tutti in modo sincronizzato all'alba, dato che dopo vivono per così poco. Inoltre, le larve possono essere trovate in un periodo che va dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate. Dopo lo sfarfallamento, questi insetti si accoppiano praticamente subito e la femmina depone poi le uova in acqua, non appena ne tocca la superficie con l'addome. Le ninfe sono lucifughe, ovvero tendono a non esporsi troppo alla luce, ma in caso di necessità sono in grado anche di nuotare utilizzando i cerci. E la forma del corpo, oltre anche alle forti zampe, è un adattamento necessario per riuscire a rimanere aggrappati alle rocce senza essere trascinati via dalla corrente. Per lo stesso motivo le branchie sono interne e anche i cerci possono essere ritirati all'interno del corpo, per diminuire la resistenza. L'alimentazione è onnivora. Si nutrono sia del detrito e delle alghe che crescono sulle rocce, che di larve di insetti acquatici più piccoli. Ad esempio sono state studiate le abitudini alimentari del solito Prosopistoma pennigerum, ed è stato scoperto che si nutre di larve di Thanatarsus, ovvero un dittero parente delle zanzare. E con questo anche questo video è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un mi piace e magari se siete interessati iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video. Detto questo vi saluto. Ciao a tutti! È stato un robo.